Venerdì 16 marzo 2018 nell'auditorium Spadolini del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, il presidente Eugenio Giani ha presentato poco fa al pubblico una mostra dedicata alla Divina Commedia, anzi a due delle tre cantiche della Divina Commedia, il Paradiso e l'Inferno. Gli autori sono due artisti di Catania che oggi faranno il loro debutto nella nostra rubrica Incontri con l'Arte, Caminiti e D'Antoni, ma abbiamo nel corso del pomeriggio raccolto anche altre interviste, ma iniziamo subito con il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, grande conoscitore della vita, delle opere e dei contenuti profondissimi che giorno dopo giorno scopriamo sempre più approfonditamente dell'opera di Dante Alighieri. Questa mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero, però ricordiamo di presentarsi muniti di un documento valido di identità fino al prossimo 28 marzo e, come detto in precedenza, è ospitata all'interno dell'auditorium dedicato all'ex presidente del Senato Spadolini. Ma devo dire che siamo onorati di avere questa mostra con 10 più 10 ciascuno dei due autori, 20 opere di Caminiti e D'Antoni, artisti che si sono cimentati sull'ispirazione dantesca, come del resto sull'ispirazione dantesca generazioni e generazioni di artisti ha dato il proprio contributo, ha trovato ispirazione e quindi spessore per realizzare delle opere d'arte. Basti pensare al Botticelli, a quanto all'autore della Nascita di Venere e della Primavera abbia offerto l'opera di Dante. Basti pensare a Salvador Dalì, basti pensare a Rodin, potrei citarne tanti e tanti nelle varie generazioni di artisti che si sono susseguiti, che hanno trovato nell'opera dantesca fonte di ispirazione. Del resto, la fantasia che Dante ha nell'inferno, come nel purgatorio e nel paradiso, per rappresentare i personaggi storici e personaggi che appartengono magari alla dimensione spirituale, teologica, è qualcosa di straordinario. La posizione con cui ci presenta nell'inferno soprattutto queste figure, che sono figure della sua attualità o del suo passato, non può passare ignorata alla sensibilità di un artista. E devo dire che proprio qui abbiamo delle bellissime opere d'arte che trovano al fondo questa ispirazione. Io ritengo che sia importante di Dante ricordare poi il suo vero messaggio. Lo dà nel 26esimo canto dell'Inferno, nel canto dedicato a Ulisse, quando dice agli uomini: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E proprio questo è ciò che noi vediamo in una esaltazione di immagini, di profili, di capacità evocative e di emozioni che l'Inferno da un lato e il Paradiso dall'altro hanno offerto agli artisti. La mostra sarà presentata al pubblico fra pochi minuti dalla professoressa Anita Tosi, un personaggio ovviamente ben conosciuto dai nostri telespettatori. Da anni seguiamo le sue conferenze, in particolare quelle sulla Divina Commedia, su Dante Alighieri, sull'universo spirituale soprattutto di Dante Alighieri. Quindi è la persona più indicata oggi per presentare al pubblico e ovviamente anche ai nostri telespettatori queste due mostre che ci portano direttamente all'inferno e poi ci sublimano e ci portano in paradiso. Esattamente, in paradiso. Diciamo che oggi avere artisti che pensano e quindi si sentono in grado di organizzare attraverso tele un percorso che, è vero, saltando il purgatorio trattano dell'inferno e del paradiso, diciamo è una impresa notevole ed ammirevole, perché pensiamo al Gustave Doré che a suo tempo fece tutto il percorso delle cantiche di Dante Alighieri. E allora vuol dire che qualcosa davvero del messaggio di Dante non si spenge, e io mi auguro non si spengerà mai, perché è un percorso dell'uomo. Quando spesso dico Dante vuole che ognuno di noi si riconosca in questo percorso di rinascita che parte dall'inferno, poi sale attraverso il purgatorio per poi arrivare
all'Empireo, quello che poi domani parlerò con praticamente Decimo Canto, e quindi ecco, ricordo domani alle Oblate, in occasione dell'ennesima conferenza del ciclo si parlerà di Beatrice, ma più che altro del fatto che Beatrice è guida nel paradiso di Dante, e quindi arriveremo all'Empireo e quindi a considerare le bianche stole, quindi questa bellissima immagine della rosa, di questa rosa in cui questi petali che sono poi beati si intersecano e danno quel senso davvero di assolutezza, che il punto centrale che è Dio emana amore e vita. Quindi il fatto che i due artisti abbiano pensato di creare queste opere, ognuno poi con la sua personalità, con la sua tecnica, con la sua visione, è qualcosa di ammirevole. È chiaro che Dante non si finisce mai di comprenderlo e di praticamente cercare di individuare la strada che ci conduce a quest'alta spiritualità, però è importante, io dico sempre, esserci e provare a esprimere davvero quello che il sentimento, l'intelletto e la visione mistica di ognuno esprime. Così questi artisti, di cui ognuno poi con la sua qualità intellettuale, il suo talento esprimono, è rivelativo di questo percorso. Poi naturalmente questa tela che rappresenta un po' un insieme di simboli e che vorrebbe rappresentare la bellezza dell'assoluto, è interpretata naturalmente da loro a seconda del loro sentire. Però il fatto che a oggi ci si domanda quale sia la forma estetica, quando si pensa all'estetica, noi pensiamo sempre a un percorso platonico che si lega alla bellezza e alla bellezza dell'uno. Quindi ognuno poi in maniera soggettiva esprime questa bellezza. Non è che la bellezza per forza sia focalizzata sullo splendore delle forme, ma molto spesso la bellezza è qualcosa, e deve essere così, che nasce nell'interiore dell'uomo e dall'interiore si esprime, e i simboli spesso, la parola stessa vuol dire legano, cercano di legare, di collegare le verità spirituali a quello che poi è la nostra realtà umana. In fondo Dante unisce l'umano con il divino, e questo è quello che noi ammireremo stasera. La mostra è curata dalla dottoressa Maria Grazia Minio, che vorrei la presentasse, conoscendola meglio di chiunque altro, ai nostri telespettatori. Buonasera, allora siamo qui per presentare la mostra dal titolo La ventunesima tela. La mostra è ispirata alla grandissima Divina Commedia del sommo poeta Dante e tratta delle tematiche nascoste, alcune delle tematiche nascoste che si riscontrano all'interno dei tre cantici della Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Gli artisti che hanno realizzato le opere dell'Inferno su 10 tele a cura del maestro Carmelo Fabio D'Antoni, e per quanto riguarda il Paradiso sempre su 10 tele a cura del maestro Alex Caminiti, che saluto e stasera non è potuto essere qui con noi. La ventunesima tela, appunto, che è la ventunesima tela, è una tela realizzata a quattro mani dai due artisti, su uno sfondo del velo della Veronica, quindi su questo volto del Cristo, ritroviamo delle simbologie che vengono richiamate all'interno della Divina Commedia, quali alcuni numeri, il 3 appunto legato alla Trinità, i tre canti, le terzine, e i 33 appunto gironi, solo l'Inferno sappiamo che ha 34 gironi, ma gli altri 33, il numero 9 legato a Beatrice e a
altri numeri che comunque sono legati appunto alla Divina Commedia. Poi troviamo la Croce del Sud, la famosa costellazione che a quanto pare nasconde delle verità che non sono state svelate, perché a quel tempo si diceva che la Croce del Sud era una costellazione che non poteva essere vista né dall'Italia né tantomeno dal Medio Oriente, ma bensì solamente dall'emisfero australe, quindi non si sa come questa Croce del Sud fosse a conoscenza del poeta. Peraltro si presume, ma questa è diciamo una voce di corridoio, non c'è nessun fondamento certo, che durante il suo esilio il poeta appunto abbia intrapreso dei viaggi e ci siano dei percorsi appunto che gli abbiano consentito di avere conoscenza di quello che poi lui ha inserito all'interno della Divina Commedia. Su quest'opera è stato realizzato anche un trailer che verrà presentato stasera in anteprima, che è appunto anteprima di un lungometraggio, di un film appunto che verrà girato. A Firenze. Sì, si vedrà in anteprima, presenteremo nuovamente, prenderemo adesso accordi con la regione, presenteremo nuovamente qui a Firenze in anteprima appena sarà pronto, dopo che abbiamo fatto un po' il giro del mondo, perché sono in previsione altre tappe, tra cui Londra, New York e poi nuovamente in Italia, Roma, poi in Sicilia naturalmente ancora data da destinarsi e nuovamente qui per presentare il film. Arrivederci, a presto. Grazie, a presto. Come ha detto poc'anzi la dottoressa Minio, stasera non ha potuto raggiungere Firenze il maestro Alex Caminiti, ma c'è per presentare il suo Inferno invece il maestro Carmelo Fabio D'Antoni, che è qua accanto a me. Grazie. E ci ha chiesto di sintetizzare al massimo, sì, perché lei non è abituata a affrontare magari le telecamere, ma abbiamo visto che affronta con successo ogni giorno la tela bianca. Abbiamo cercato in tutti i modi, soprattutto io, di affrontare questo colosso di Dante che è la Divina Commedia. Io ho cercato nel mio piccolo di affrontarla e ho preso i punti mitologici, quindi personaggi come il Minotauro, Minosse, Persefone, quindi ho cercato di dare più che altro un fattore simbolico della Divina Commedia. Certo, non si può esprimere in 10 tele, però ho cercato di fare quello che ho potuto. Portare questa mostra a Firenze, in una sede istituzionale così importante, a poche centinaia di metri dalla casa natale di Dante Alighieri, che effetto le ha fatte? E poi le volevo chiedere se lei è già stato magari in pellegrinaggio alla casa del sommo poeta o ci deve ancora andare. Per me è un'emozione molto forte, perché io amo Dante, amo la Divina Commedia. Come è nato questo suo amore? Dante, da quando ero piccolo, perché i miei parenti stanno qua a Firenze, quindi da piccolo sempre mi piace. Quando c'è amore, quando c'è, non c'è prezzo. Io già ho fatto delle mostre qui a Firenze con la società del circolo Casa di Dante. Quindi artisti Casa di Dante, che ha sede proprio nella casa lì direttamente, dove ci sono due opere mie che io ho voluto donare al circolo, e saluto i miei amici soci della Casa di Dante e saluto Riccardo Ghiribelli, ti voglio bene. Anche noi li vogliamo bene, lo salutiamo. Grazie di tutto, avete realizzato il mio sogno, quello di venire qui a Firenze, nella più bella città d'Italia.